pomeriggio. Allora, riprendiamo l'esercizio lasciato in sospeso a lezione lunedì scorso, completiamolo. Avevamo un certo sistema parametrico di cui questa è la versione già finale, già canonica. Il sistema in realtà era nato con alcune incognite un po' a sinistra, un po' a destra nelle varie equazioni. Abbiamo portato tutto al primo membro, abbiamo portato tutte le incognite al primo membro, le abbiamo fatte comparire una sola volta e abbiamo scritto i termini noti a destra. Dopodiché abbiamo scritto la matrice A, che è K meno 4, meno 3, 4, 1, meno 2, K meno 2, meno 1, 1 e meno 2. Questa è la matrice A. Il determinante di questa matrice A, cioè dell'unico minore 3x3 di A stessa, è stato determinante di A. Quando scrivo determinante di A, sto intendendo A, per calcolare il rango, si parte dai minori più grandi. A, in questo caso qui, lo sto considerando come il minore, questa matrice possiede un solo minore 3x3, 9 2x2, 9 1x1. Partiamo dall'unico minore 3x3, dal più grande, che non mi metto a chiamare M, lo chiamo A stesso, perché questo minore più grande coincide con la matrice stessa. Cioè era venuto uguale meno K quadro più 13K meno 40. Questo è il determinante dell'unico 3x3. Se è già diverso da 0, dal primo colpo, il primo minore che cominciamo a studiare, il determinante del primo minore, allora il rango, se è già diverso da 0, il rango è 3. Se questo è 0, continuiamo a calcolare i determinanti, ma essendocene uno solo di 3x3, continuare vuol dire scendere subito ai minori 2x2. Questo è quanto. Abbiamo visto che questo determinante è 0 per k uguale 5 e k o, scusate, mettiamo, o k uguale 8. Con l'uguale non si può prendere e mettere la e. Perché? Perché k assume un valore per volta. K non può essere simultaneamente uguale a due numeri diversi. Ecco perché è più elegante la O. Poi è chiaro, se c'è la E non è un grande errore, cioè il significato sarebbe chiaro lo stesso. E allora abbiamo scritto rango della matrice A uguale. Quando già il primo minore è diverso da 0, quando è il minore, quando è che questo è diverso da 0? Quando K è diverso dagli unici due numeri che lo annullano. Un certo numero annulla il determinante, se io lo prendo diverso non lo annulla più, gli altri non lo annulleranno più. Quindi, se K è diverso da 5 e K diverso, in questo caso il diverso qual è la E? E K diverso da 8, il rango sarà 3. Cosa accade se K è uguale a 5, se K è uguale a 8? Quindi, praticamente stiamo considerando tutti i valori di K. Qui c'è 5 e qui c'è 8. Allora, tutti i K che stanno o qui, se prendiamo i K o qui, o qui, o qui, abbiamo, noi dobbiamo considerare tutti i K. Allora, i K che stanno o qui in mezzo, o qui in mezzo, o in quest'altra semiretta di qua, tutti questi K in queste tre zone daranno rango 3 perché non annulleranno il primo determinante che abbiamo calcolato. Se prendiamo K uguale 5, K, noi dobbiamo prendere tutti. Tutti si dividono in tre categorie. Quelli che stanno in queste tre semilette, poi esattamente il 5, poi esattamente 8. Vedete? Tutti i K sono suddivisi in tre casi, diciamo così. Tutti i K che sono infiniti in queste zone, la semiretta a sinistra, l'intervallo centrale, la semiretta a destra, danno rango 3. K uguale 5? Beh, K uguale 5 annullerà quest'unico 3x3, quindi il rango non può essere 3. Scendiamo a 2x2, ma quando mettiamo il 5, è ovvio che
dei 9 minori 2 per 2 diverso da 0 c'è uno con determinante diverso da 0. Avevamo detto il minore 2 per 2 corrispondente alla prima e terza riga, seconda e terza colonna, cioè meno 3, 4, 1 e meno 2, è sicuramente diverso da 0. Quindi non c'è dubbio che il rang è 2, che il rang è 2. Il rang mica può scendere a 1. Perché possa scendere a 1 deve succedere che, partiamo dai più grandi, l'unico 3 per 3 è 0 e proseguiamo. Tutti e 9 2 per 2 sono 0, proseguiamo e scendiamo a 1 per 1. Ma tutti i 2 per 2 non possono essere 0. Questo qui in basso a sinistra mica ha la proporzionalità, quindi il determinante non è 0. Ci siete? Ecco la situazione di A. Poi la situazione di B. Mettiamolo sotto, in realtà sarebbe meglio metterlo a fianco, così il confronto in parallelo viene prima. Mettiamolo qui. Rango, anzi scusate, no rango, prima dobbiamo scrivere la matrice B. Allora, la matrice B è B uguale K meno 4, meno 3, 4, 1, meno 2, K meno 2, meno 1, 1 e meno 2. Ecco la matrice A copiata dentro B. B è completa. A contiene solo i coefficienti dell'incognita al primo membro. B contiene questi stessi coefficienti, più l'ultima colonna dei termini noti. 1, K meno 5, 1. Ecco la matrice B. Adesso B è un po' cambiato ovviamente. Qual è la sua situazione? Qual è la situazione, il conteggio dei suoi minori? Dentro B abbiamo 4 minori 3 per 3. Ovviamente non li abbiamo 4 per 4 perché non c'è la quarta riga. Abbiamo 4 minori, ma 3 per 3 però, di ordine 3. Questo è il primo coincidente con A. Questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto. Quando copro le colonne sto intendendo che quello che si vede va estratto, è scritto qui, minore, primo minore, secondo, terzo e quarto. I minori vanno estratti perché si possano studiare, se può andare a vedere dentro la matrice perché tutto si incasina. Il conteggio devo fare la riga per la colonna per vedere il cambio di segno nel determinante. Non si fa qua dentro, si estrae il minore, si copia qui come matrice 3x3 e poi si va a calcolare, se ne va a calcolare il determinante secondo la regola del determinante. Ma il determinante si applica al 3x3 che uno visualizza qua, disinteressandoci o disinteressandosi della matrice in cui era incluso. Perché qualcuno mi ha fatto la domanda, ma quando io prendo questo minore qui per esempio, questo che è colonna 1 o colonna 2? No, colonna 1, perché quando io estraggo questo, colonna 1, colonna 2, colonna 3, mi disinteresso del fatto che questo minore era incluso in questa matrice e questa era la seconda matrice, la seconda colonna nella matrice originaria. Chiaro? Adesso tutto lo vedete. Bene, adesso che cosa possiamo dire? 4 minori 3 per 3. 18, perché ogni coppia di righe ce n'era 6 di minori 2 per 2. 6, 12, 18. 18 2 per 2. 12, 1 per 1. Ecco il conteggio dei minori. Allora, immaginiamo di ripartire dai minori più grandi. Però per B, quando uno studia B, è sempre buona norma fare subito così. Rango di B uguale e copiamo lo schema di A. Lo schema di A, B non può stravolgere lo schema di A. Quindi B uguale A. Se K diverso da 5 e K diverso da 8. Se K uguale a 5 e poi se K è uguale a 8. Io già preparo la medesima suddivisione di A, la medesima suddivisione dei K indotta da A, prodotta o indotta da A. Poi B è ovvio che può avere qualche diversità, ma in ogni caso non in questa suddivisione qua. Vediamo che succede adesso. Quindi questo è sempre bene prepararlo subito. Adesso cosa accade? Quando K è diverso da B, noi per calcolare il rango dobbiamo ripartire dai minori più grandi, che sono sempre 3 per 3,
ce ne saranno 4. La differenza con A è che in A c'è un solo 3x3, qui ce ne saranno 4, ma l'ordine massimo però è lo stesso. Adesso cosa succede? Confrontandoci con A, se in A, quando K è diverso da 5 e da 8, il rango è 3, quando K è diverso da 5 e da 8, immaginiamo K uguale, mi sto immaginando K uguale 17, qui metto 17, qui metto 17 e qui metto 17. Ecco con K uguale 17 come diventa la matrice B. Serve studiarla? La risposta è no. Perché? Per un momento cancello l'ultima colonna. Perché in questa matrice questo minore 3x3 coincide con A. Quindi questo è, lo posso anche chiamare A stesso. In A, se metto un diverso da 5 e da 8, cioè ci ho messo 17, questo determinante mica è 0. A si annulla solo con 5 e 8, o 5 o 8 per essere più precisi. Mi seguite? Quindi se io prendo un qualunque K, qui 17 meno 4, scriverei 13. Qui scriverei 15 invece. Non faccio la somma perché poi adesso ci vado a mettere il K. È chiaro il punto? Quindi la matrice B ha 4 minori 3x3. Ma se io prendo un K diverso da questi due, per quali in A avevamo rango 3, avevamo trovato, questo rango 3 rimane automatico lo stesso, invariato, anche per B. Perché il primo, la matrice B, perché c'ha 4 minori 3x3? Perché il primo è come A, poi ce n'ha altri nuovi dovuti all'ultima colonna. Ma quelli nuovi non contano niente quando già il primo è diverso da 0. Basta il primo diverso da 0 a dargli rango 3 a tutta la matrice. Qual è la regola del rango? Appena trovo il primo diverso da 0, qualunque esso sia, mi fermo. Con K uguale 17, sto prendendo il 17 come rappresentante di tutta la categoria diversi da 5 e da 8. Dopo 17 ci posso mettere meno 15. Se qua metto meno 15, questo minore 3x3 coincidente con A avrà determinante non nullo, quindi sempre rango 3. Questa considerazione perché è comoda? Perché cancello il 17 e rimetto il K. Questa considerazione è comoda, è quello che a suo tempo forse dissi. Ci sono, si possono spiegare in questo modo, ci sono situazioni in cui per lo studio di B possiamo ereditare, sfruttare qualche informazione già acquisita per A. Questo è un caso di quello. Non devo andare a studiare B con tutti questi infiniti K, perché per tutti questi infiniti K ricavo, copio qui la stessa informazione che mi ha dato A, che avevo acquisito per A. E allora dicevo, dov'è il vantaggio? Il vantaggio è che adesso, allora, vedete, io già un caso l'ho risolto, rango di B. Cosa mi manca da studiare per B? Solo il rango qui e il rango qui. Però il problema si è semplificato notevolmente, perché è come dire, io B la devo studiare solo per K uguale 5 e per K uguale 8. Questo devo fare. Mi basta questo. D'accordo? Allora, che faccio? Ricopio i termini nomi. 1 fra 1 K meno 5, 1. Questa è la matrice B. Ma non la devo studiare per K generico. Perché un K generico, K uguale 17, abbiamo già capito quello che ci dà. Gli unici casi, due casi in cui dobbiamo studiare B è, quali sono? Sono B col 5 e B con 8. E allora vado a fare, quanto è B col 5? B con 5 significa che K è 5. Prendo, metto K uguale 5, faccio il calcolo e mi viene 5 meno 4 fa 1. Adesso attenzione, sostituisco, non si vede più il K. K meno 4, ci metto 5 a K, viene 1. K meno 2, 5 meno 2 fa 3. K meno 5, 5 meno 5 fa 0.
ecco quello che devo studiare, P con K uguale 5 e poi con K uguale 8 solo. Mi spiego? Adesso è chiaro che con 5 ce devo lavorare un po' di più. Perché? Perché con il C mi si è semplificato il lavoro, perché K è sparito. Non devo ritirare in ballo il K. Però adesso non posso sfruttare A. Perché non lo posso sfruttare? Perché A qual è qui dentro dei 4 minori 3x3? A sarà 1, 0, 1, lo cancello. Quello che sappiamo di questa matrice B con il 5 è solo una cosa, che questo primo minore è 0. Questo certo che lo sappiamo, perché questo minore sarebbe questo con K uguale 5. Ma questo determinante con K uguale 5 lo sappiamo che è 0. E quindi il rango di B ancora non l'abbiamo ricavato. Qui c'era 1, 0, 1. Allora, il primo minore è uguale a 0. Adesso vado a vedere il secondo. Qual è il secondo, per esempio? Eccolo. 1, quindi scrivo 1, meno 3, 1. Poi 1, meno 2, 0. 1, meno 2, 0. E poi meno 1, 1, 1. Eccolo il minore che vado a estrarre, il secondo dei 4. Il primo no, perché coincide con A, non è che lo sto a ricalcolare. Interrompete se c'è qualche... Vado a calcolare il determinante. Determinante con la regola dei determinanti, uguale. Qui vedete, uso la terza colonna perché c'è lo 0, faccio prima. Quindi, 1 non cambia segno. Perché 1 non cambia segno? Perché è prima riga, terza colonna. Riga 1, colonna 3, 1 più 3, 4, pari, quindi non cambia segno. 1 non cambia segno. 0 cambierebbe segno, ma non ce l'ho detto perché 0 per non dà contributo. L'altro 1 non cambia segno, quindi più 1. Poi metti complementare. Questo 1 qui su è complementare già. Questo in basso a destra, in basso a sinistra. 1 meno 2 fa meno 1. Quest'ultimo 1 in basso qui all'angolo che complementare ha? Questo in alto a sinistra, meno 2 più 3, meno meno, attenzione, meno 2 meno meno 3, meno 2 più 3 fa 1. Come vedete è 0, meno 1 più 1 fa 0. Allora, B con il 5 possiede il primo minore coincidente con A con determinante 0, già calcolato. Il secondo l'abbiamo calcolato adesso, determinante 0. E finché non troviamo diverso da 0 dobbiamo proseguire. Adesso prendiamo questo minore. Prima, terza e quarta colonna, cioè 1, 4, 1. 1, 3, 0. E poi meno 1, meno 2, 1. Meno 1, meno 2, 1. Questo minore viene da prima, terza e quarta colonna, l'abbiamo estratto. Quanto è il determinante? Uguale. Sviluppiamo secondo la terza colonna. 1 non cambia segno, più l'altro 1 non cambia segno. Mettiamo i complementari. Il complementare di questo primo 1 è, tolgo la riga, tolgo la colonna, e questo 2 per 2 in basso a sinistra. Meno 2 più 3 fa 1. Quest'uno qui sotto ha come complementare, togliendo la riga e togliendo la colonna, quello che si vede, cioè 3 meno 4, 3 meno 4, 3, 4 le diagonali, sottraiamo, 3 meno 4 fa meno 1. Uguale 1 meno 1, 0. Anche il terzo minore è 0. Quale sarà l'ultimo? L'ultimo, eccolo, l'ultimo minore, corrispondente alla seconda, terza e quarta colonna, senza che lo copio, siccome il minore è questo, lo estraggo cancellando la prima colonna. Facciamo prima. Quant'è questo determinante, secondo la terza colonna sempre? Determinante del terzo minore che lo sto a scrivere è uguale. Uno non cambia segno, uno non cambia segno. Più l'altro 1 che non cambia segno.
complementare. Questo primo 1 ha come complementare, togliendo la riga e la colonna, meno per meno più 4 e 3. 4 e 3 sottraiamo, 4 meno 3 fa 1. Questo secondo 1 qua sotto ha come complementare questo. Come vedete viene meno 9, le diagonali sono meno 9 e meno 8. Meno 9 meno meno 8, meno 9 più 8 fa meno 1. Uguale 0. E allora riempiamo questa casella con K uguale 5. I 4 minori che vado a rimettere, 1, 1 e meno 1, con K uguale 5, la matrice P è questa. I suoi 4 minori 3 per 3 hanno tutti determinanti 0. Il primo è 0 perché coincide con A. Secondo, terzo calcolati qui, quarto calcolato qui senza copiarlo. Sono tutti 0, i primi 4 minori che abbiamo calcolato. Proseguiamo e andiamo a scendere su, per esempio, cosa posso prendere? Questo qui. Questo è il primo 2 per 2 diverso da 0. DB. E vabbè, comunque scrivo l'angolo 2, poi lo cancello, lo riprenderemo dopo. Adesso cosa dobbiamo studiare? La matrice P con K uguale 8. La matrice P con K uguale 8 significa P è sempre questa col K in realtà, però andiamo a studiarla concretamente per K uguale 8. Non lasciamo K generico. Quando è che si lascia K generico? Quando uno dice sto studiando per K diverso da 5, da 8. Non c'è posto, metto 84, meno 127. Devo lasciare K generico perché sono infiniti quei K. Se invece uno deve studiare per K uguale 47 preciso, beh, ce lo sostituisce. Chiara la logica? Quindi, B con 8, quanto diventa B con 8? Questo lo cancello. B con 8 sarebbe 8 meno 4 fa 4, quindi qui c'è 4. Meno 3, 4. 1, poi 1 meno 2, 1 e meno 2, 8 meno 2 fa 6, 8 meno 5 fa 3, poi meno 1, 1 meno 2, 1, meno 1, 1 meno 2, 1. Ecco P con 8. E ricomincia il gioco. Fatemi cancellare questi determinanti ottenuti dalla matrice B con il 5. Questi ormai non ci servono più. Li cancello. E faccio la seguente cosa. Qui al solito sappiamo che 4... minori 3 per 3. Il primo, eccolo, coincide con A. Con A in cui abbiamo messo K uguale 8. Ma se mettiamo K uguale 8 in A, il determinante è 0, perché il determinante di A è sempre questo. Se mettiamo 8, il polinomio di secondo grado sarà nulla. Polinomio di secondo grado, sviluppo del determinante. Quindi, il primo si annulla di determinante e lo sappiamo. Andiamo a studiare gli altri tre. In particolare, adesso senza che ricopio, partiamo sempre dalla seconda, terza e quarta colonna, così li vediamo attaccati e cominciamo subito da qua. Allora, determinante di questo minore 3 per 3. Questo 3 per 3 sarebbe il secondo che andiamo a studiare, cioè il primo, ma è il secondo perché quello, lo studiamo perché l'abbiamo già studiato in realtà. Uguale. Qui non ci sono zeri, uso la prima riga. Meno 3 non cambia segno. 4 cambia segno, attenzione, 4 è pari, ma riga 1, colonna 2, 1 più 2, 3. Non è l'elemento pari o dispari, ma riga più colonna. 4 cambia segno. 1 non cambia segno. Mettiamo i complementari.
Il meno 3 ha come complementare 6 per 1, 6, 3 per meno 2, meno 6, 6 e meno 6. Sottraendo 6 meno meno 6, 6 più 6 fa 12. Poi il 4 ha come complementare i laterali bassi, questi 4, cioè meno 2 e 3. Sottraiamo meno 2, meno 3 fa meno 5. Meno 5. L'1 ha come complementare 4 meno 6, 4 e 6, sottraendo 4 meno 6 fa meno 2. Meno 36 più 20 meno 2, diverso da 0. Fine. Ecco il primo che abbiamo trovato con il determinante diverso da 0. Rango 3. Il primo diverso da 0 c'ha rango 3. C'ha ordine 3. E quindi da rango 3 alla matrice B con 8, però matrice B con 8. Tutto qua. Ecco lo schema dei ranghi, prima domanda del foglio. Ora, a fianco alla graffa c'è questo, c'è gli spazi vuoti per K e andate a scrivere queste cose. Adesso rispondiamo alla seconda domanda. Quali sono le soluzioni? Scusate, quante sono le soluzioni? Cancello questo sviluppo adesso, cancello. Così lo scrivo qua sopra. Qui c'è K, se K diverso da 5 da 8, il rango è 3. Se K è uguale a 5 è 2, se K è uguale a 8 è 3. Adesso cancello qui sopra. E scriviamo. Se K è diverso da 5 e K è diverso da 8, cosa segue? I ranghi quanto valgono? 3 e 3. Ecco perché è importante mettere la stessa scrittura per B. È bene preparare già la suddivisione dei K indotta da la stessa. Con i K diversi abbiamo 3 e 3. Ranghi uguali? Come le incognite, quindi soluzione unica. Sistema la unica soluzione. Poi, se K è uguale a 5, che succede? Con K uguale a 5. Rango 2 e rango 2 sono uguali, quindi le soluzioni ancora ci sono. Però 2 e 2 meno delle incognite ci danno infinite soluzioni alla 1, 3 incognite meno rango comune 2, infine alla 1. Soluzioni. È chiaro? Se K è uguale a 8, quel sistema che nasce con K uguale a 8, è inutile studiarlo, non avrà soluzioni. Perché il sistema tra gli infiniti della famiglia che nasca con K uguale 8, avrà poi rango 2 per A, rango 3 per B. Il sistema sottinteso non ha nessuna soluzione. Ecco come stanno le cose. Ci siete? Questa è la seconda domanda. Specifichiamo quante sono le soluzioni. Così adesso sappiamo quello che dobbiamo andare a cercare. Non ha senso prendere, come tanti fanno, prendono e cominciano a applicare metodi del liceo, che non si capisce a che logica rispondono. Uno prende, comincia a sostituire qua, là. È ovvio che con un certo senso algebrico se ne potrebbe uscire, venire fuori ugualmente. Ma se uno parte così risolvendo, senza sapere come si suddividono tutti questi sistemi della famiglia, qualcosa esce fuori lo stesso, ma non tutto l'esercizio non ha senso compiuto nel suo complesso. Questo è quello che dobbiamo fare. Allora adesso, quali sono i casi che dobbiamo risolvere? Questo e questo, quando non c'è il sistema con l'otto lo buttiamo via, non c'è soluzione. Allora cominciamo. K diverso da 5 e K diverso da 8. Ricominciamo.
Quanto valgono i ragni? 3,3. Qui scusate, devo andare a rimettere, vado a rimettere il che cosa vado a rimettere? B generico, rimettiamo B generico, tanto qui ormai sappiamo tutto anche su B, quindi vado a rimettere K meno 4, 1 meno 1, qui c'è K meno 2 e qui c'è K meno 5. Ma tanto B non serve. Ormai non ha capito, qui non se ne può fare a meno, dopo che sia stata studiata, ovviamente. Adesso che succede? A e B le abbiamo studiate, che cosa facciamo? Ripartiamo. In questo caso c'è soluzione unica. Come la troviamo? Estraendo l'opportuno sistema. I ranghi sono 3 e 3. Allora che dobbiamo fare? Un cerchio sul minore comune. Partendo da A, siccome è comune, se poi sto cerchio in B non lo facciamo, non cambia niente. Qual è il minore comune di ordine 3 con questi K diversi da 5 e da meno 8? Sarà il minore 3 per 3 comprendente tutto A. Ecco. E comprendente tutta questa parte di questa corrispondente parte di B. E messo nel sistema. Messo nel sistema è tutto il sistema così com'è, non ce lo vado nemmeno a mettere. Mi seguite? Quindi in questo caso, quando questo minore lo riportiamo nel sistema, è come estrarre la parte di sistema corrispondente al minore. Corrisponde a copiare tutto questo sistema così com'è, qui e andarlo a risolvere. Boh, non mi metto a copiarlo ovviamente. Il sistema rimane in quel modo. In questo caso, cioè quello con tante incognite, quante equazioni, ricordate al liceo, era l'unico caso che si faceva, quando il sistema ha tante incognite e quante equazioni, lo stesso numero di incognite e equazioni, e il rango è massimo, la soluzione è unica, vedete come ritorna, ce lo dice Uscicapelli, e ritorna quelli che poi facevate al liceo, implicitamente tutti con soluzione unica di quel tipo. Due equazioni, due incognite, tre equazioni, tre incognite. Ci siete? Quindi in questo caso non estraggo nulla perché il sistema che vado concretamente a risolvere è già tutto questo. Mi spiego? Allora, come lo risolvo questo adesso? Lo risolvo con la regola di Cramer. X uguale, magari poi questo non lo faccio, lo lascio a voi. X uguale. Determinante di che cosa? Fratto determinante di che cosa? Gesso. Allora, x uguale determinante fratto determinante di che cosa? Matrice dei coefficienti. Qual è la matrice dei coefficienti? I coefficienti del sistema estratto, ma in questo caso il sistema estratto è direttamente questo, quindi qui vado a scrivere k meno 4 meno 3 4 4 poi 1 meno 2 k meno 2 poi meno 1 1 meno 2 ecco qui al denominatore determinante. È lecito mettere questo determinante al denominatore? Sì, perché tanto con questa dichiarazione questo determinante è diverso da 0. Quindi k mica è 5 8, k è diverso da entrambi. Al numeratore che si fa? Al numeratore si prende la colonna dei termini nodi 1k meno 5 1 e la si mette al posto della colonna corrispondente all'incognita che risolviamo, che ricaviamo. L'incognita è la x. La x corrisponde alla prima colonna. Allora, al posto della colonna corrispondente all'incognita che stiamo ricavando, al posto della colonna x si mettono i termini nodi. E le due colonne vuote si copiano da sotto. Quelle corrispondenti, meno 3, meno 2, 1. Quattro, K meno 2, meno
soldi. Ecco come si ricava la X. Adesso non mi metto a fare il calcolo. Qui verrà uguale della roba con il K fratto che cosa? Il denominatore lo conosciamo. Il denominatore sarebbe questo qua sotto. Meno K quadro più 13K meno 40. Ecco la X. Qui al numeratore viene quello che viene. Fine, punto. Quello che è avvenuto. Si prende tutto questo e si copia sotto al posto della X. Non è che dovete fare altri passaggi qui, scomposizioni, altro, niente. Questa è la X. Il denominatore diverso da zero, punto. Quindi ha perfettamente senso e finisce così. Prego? È il numeratore, vabbè, bisogna sviluppare questo determinante. Siccome c'è il K, a meno che si può pure semplificare il K, e K va via, viene, al numeratore viene 0, al numeratore viene 5, senza il K. Sicuramente K entrerà di primo grado, sarà di primo grado, perché stanno sulla stessa riga. Vabbè, poi non voglio anticipare niente, per fate il calcoletto, viene quello che viene. Se qua sopra viene 2K più 3, basta, è venuto 2K più 3, fatto questo. Non è che c'è nessun problema in merito. Va bene? Y uguale, vi scrivo la Y, poi uguale, determinante fratto determinante. Al denominatore metto sempre lo stesso determinante, anzi, ci vado sempre a mettere lo stesso direttamente, meno k quadro più 13k meno 40. E al numeratore adesso stiamo ricavando la y, che è la corrisponde alla seconda colonna. I termini noti li metto al posto della seconda colonna. Però scusate, fatemi cancellare, fatemelo scrivere il determinante sotto. Sotto abbiamo K meno 4, meno 3, 4, 1 meno 2, K meno 2. Meno 1, meno 1, 1 meno 2. Allora, i termini noti, 1 K meno 5 è 1, qui sarà la prima colonna. Adesso qui si mettono nella seconda colonna. 1K-5 è 1. E le due colonne vuote si copiano da sotto. Cioè, K-4, 1 meno 1. La colonna dei termini noti e poi 4. Questa la copiamo. K-2 meno 2. Sotto il determinante è sempre questo, come prima. Sopra viene quello che viene. Fate lo sviluppo. Polinomio col K sopra, fratto polinomio questo con il K sotto. D'accordo? E la Z? E la Z la faccio dove la faccio? La faccio qui, cancello X. Z uguale. Cancello il numeratore. Il denominatore è sempre lo stesso. Al numeratore adesso i termini noti vanno alla terza colonna, perché Z corrisponde alla terza colonna. Alla terza colonna del sistema estratto. Quindi scriverò uno K meno 5, 1 alla terza colonna. Le due colonne vuote si copiano da sotto. K meno 4, 1 meno 1. Meno 3, meno 2, 1. Meno 3, meno 2, 1. Sviluppiamo i determinanti e abbiamo la X e la Z. Adesso attenzione, un commento finale sull'interpretazione della soluzione. Qui noi avremo, alla fine, avremo, che cosa avremo? Fatemi cancellare la matrice B, che tanto non serve mai. Alla fine non serve più la matrice B. La soluzione sarà fatta così. X uguale
sotto c'è meno k quadro più 13k meno 40 e sopra c'è quello che c'è con di k, eccetera, c'è quello che c'è. La x è una frazione così, la y uguale, la z uguale, la stessa cosa, uguale, non sono uguali ovviamente, uguale come forma. Qui abbiamo il k, potrebbero sembrare infinite soluzioni, potrebbero sembrare, ma non c'entra niente. Qual è? Perché qui c'è il k? Perché cosa vuol dire soluzione unica? Vuol dire che quando scegliamo un k, k uguale 19, mettiamo scegliendo un k, selezioniamo un sistema della famiglia. Con k uguale 19, selezioniamo il sistema che ha. Qui c'è il 15, qui c'è il 17, qui c'è il 14. Selezioniamo un sistema. Quel sistema avrà soluzione unica, come dichiarato qua. E qual è la soluzione unica di quel sistema scaturito da k uguale 19? È questa, in cui andiamo a mettere lo stesso k uguale 19. Quindi, sì, queste sono infinite soluzioni, ma infinite soluzioni ognuna del corrispondente sistema. Ogni sistema possiede la propria soluzione unica. È chiaro che abbiamo infiniti sistemi, ognuno con soluzione unica. Qui avremo infinite triple, ma ogni tripla è unica per il sistema corrispondente. Chiara l'interpretazione? Non è che lì c'è un sistema con un sistema solo, fissato, selezionato, avente infinite soluzioni. No! Ogni sistema selezionato con questi K avrà poi la sua corrispondente associata a soluzione unica. E come si ottiene? Seleziono un sistema con un K, lo stesso K, poi lo metto qua. È quello che abbiamo fatto il primo giorno per discutere queste cose, quando abbiamo fatto che cosa? Vi ricordate? Se io scrivo kx uguale 5 e poi scrivo k diverso da 0, per k diverso da 0 la soluzione è unica. Come si scrive? X uguale 5 fratto k. Qui c'è il k. 5 fratto 1, 5 fratto 2, 5 terzi, 5 quarti, 5 quinti, 5 sesti. E che sono infinite soluzioni? No. Ognuna è soluzione della corrispondente equazione. Io qua ho infinite equazioni, con k diverso da 0, ognuna ha la propria soluzione. Quindi non è sorprendente che io qui pure mi ritrovo infinite cose, perché ognuna è relativa da sola, è relativa all'equazione corrispondente. Ma non sono infinite soluzioni di una stessa equazione. 3x uguale 5, ce n'è solo una, 5 terzi. 4x uguale 5, ce n'è solo una, 5 quarti. Però queste sono infinite, ognuna ha la sua soluzione, quindi anche le soluzioni mi appaiono parametrizzate. No, la soluzione non si scrive 5 settimi, perché non è sempre la stessa per tutte le equazioni della famiglia. Ogni equazione della famiglia ha la sua. Mi sto spiegando? Adesso cosa manca da fare? E quali sono le infinite autosoluzioni di quel sistema che nasce con k uguale 5? Qui andiamo a calcolare. Quindi, intanto interrompo qui.